Hi guys, welcome back to the, my YouTube channel. Prima di tutto, slap like now and now join the video. Ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. È bellissimo fare le intro in inglese, ok? Prima o poi fare un video in inglese, cazzo, aprire un canale di calcio in inglese. O magari perché non scalcio pure extra. Boh, mi gasa un sacco fare video in inglese. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Allora, giornate piene, ricche. Affari, ragazzi, purtroppo domani non penso che avrò l'opportunità di parlarvi proprio dell'ultima giornata di mercato, perché porca puttana, domani è il primo settembre, mamma mia, e dovrò partire due cazzi proprio il primo settembre. Vabbè, comunque parliamo di due colpi. Parliamo di Piontek, di Paredes e di Milik. Ne parlerò come tifoso. Milik perché non ne ho parlato? Perché non c'è spazio sul canale, mi sono mal di gola, quelle cose che mi impediscono di registrare. Ormai registrare è diventato un qualcosa di incredibile per il mio canale. Comunque, parliamo di Paredes e di Milik. Paredes. Allora, io Paredes l'ho sempre amato, per carità, però Paredes alla Juventus per 20 milioni, 15 di parte fissa e 5 di bonus, quando abbiamo un centrocampo corposo con Rabiot, Arthur, e sto dicendo prima gli esuberi, McKennie, Locatelli, Fagioli, Rovella, adesso è partito proprio per fare spazio a Paredes, Miretti. McKennie è un centrocampo troppo, anche Pogba mi stavo dimenticando, Zaccaria, cioè è un centrocampo troppo corposo. Mettete quando tornerà Pogba, titolari Pogba, Locatelli e McKennie, Zaccaria e riserve Paredes, Miretti e Rabiot. Troppi centrocampisti per me. Io non capisco, ragazzi. Ok che abbiamo tre competizioni, Champions League, Coppa Italia e Serie A, però 38 partite di Serie A, mettiamo che passiamo i gironi e arriviamo agli ottavi, 38 e 8 fanno 44 partite di Serie A, se non ho fatto male, 46. Mettete che almeno 4 partite non le disputeremo di Coppa Italia, altre 4, 50, facciamo un cinquantino di partite. Pogba giocherà 38, mettiamo, 38 Pogba, gli altri 20, cioè, io non capisco, troppi centrocampisti. Paredes adesso cosa ci fa? Rovella, secondo me, tranquillamente poteva restare e fare il Paredes, per quanto io Paredes sia un suo grande ammiratore, è un centrocampista super sottovalutato, però non ci sta a fare niente Paredes, 20 milioni sono troppi, il suo ingaggio non mi ricordo, ma penso che sia spaventoso. Io come voto gli do 6. Che è anche tanto. È tanto 6. Perché ragazzi, hai in casa tre giovani. Rovella, Miretti e Fagioli. Hai tanti giocatori di esperienza. Escludiamo Arthur, che è partito ormai. Deve partire in qualche modo. Penso che si arriverà alla decisione. Hai Zaccaria, Rabiot e Locatelli e Pogba e McKennie. E qualcos'altro, cioè troppi centrocampisti. Adesso Paredes, secondo me Rovella non era da vendere, non era da cedere in prestito, per fortuna che conoscendo la Juve hanno fatto il classico prestito con diritto di riscatto, come per Demiral, come per Cristiano Romero, per almeno questo l'hanno fatto. Non capisco, ragazzi, l'acquisto di Paredes. Paredes può essere un rinforzo per portare esperienza, per fare panchina, per entrare al 60esimo, però non capisco, continuo a non capire. Spero che non sia titolare, perché per quanto riguarda Locatelli e Pogba, quando rientrerà, saranno inamovibili e si giocheranno all'altro posto McKennie, Zaccaria, Rabiot e Paredes. E tutti, ragazzi, tutti, sono troppi. Quattro centrocampisti, almeno uno deve essere piazzato. Almeno uno. Escludendo anche ci sono Miretti e Fagioli. Miretti e Fagioli non li facciamo giocare? No, domanda. A questo punto li mandavamo a prestito. Miretti ha fatto contro la Roma una gara della Madonna. Mandiamo in prestito Miretti, conoscendo la Juventus a questo punto. Poi
Adesso è che Pavel Nedved, dopo quella serata, boh, si è bevuto qualcosa. No, è vero, è tutta tutto il calciomercato che sta così. Comunque, piccole parole per Pavel. Io non so cosa dire, cioè, ma seriamente state dando peso a Pavel che era in un festino, cioè non può stare in un festino con delle donne e, come si può dire, fare qualcosa? Cioè, stiamo scherzando. Non può essere il dirigente della Juve perché va a donne. Vabbè, io non capisco sta gente, cioè, solo perché il vicepresidente della Juve non può essere un festaiolo. Ah, non capisco, anche se c'ha 50, che cazzo, chiusa parentesi, Pavel Nedved. Torniamo a Milik. Milik è l'acquisto che per ora ci ha già salvato una sconfitta. Già quello, ottimo. Milik ci può stare, prestito con diritto di riscatto, condizionato se non sbaglio, 8 milioni più 2 di bonus. Ci sta, o era 7 più 1, forse era 7 più 1, perché inizialmente si diceva 8 più 2, però no, è 7 più 1. Ci sta assolutamente, sì, però vedevi Depay. Io tra Depay e Milik te scelgo Depay. A mani basse, può fare l'esterno, mi può fare la punta, mi può fare la seconda punta, mi può fare l'aiutante di Vlahovic. Non capisco, ragazzi, Milik ci può stare, però noi, cavolo, siamo la Juventus, posso dirlo, siamo la Juventus, e io, essendo Juventus, pretendo un buon attaccante di riserva. Non sto dicendo che Milik non lo sia, però anche là, ragazzi, cioè la Juventus veramente è del tutto, io non capisco il mercato, perché abbiamo preso 20.000 giocatori e sì, sono contento. Ma nei reparti in cui veramente ci serve qualcuno, non ne abbiamo presi. In attacco, per me, Milik non ci serviva. Abbiamo Ken. Abbiamo adesso come attaccanti Vlahovic, Ken. E poi abbiamo Kostic, Di Maria e Chiesa. E quest'altro. Cioè, abbiamo 20.000 giocatori. I giovani, dove sono? Dove sono? Non capisco questo. Abbiamo Ken. Cioè, cosa facciamo con Ken? Lo mettiamo in panchina o mettiamo in tribuna? Non lo so, veramente, non capisco. Sembrava essersi rigenerato. Non va bene, non va bene, Ken. Quindi bisogna prendere Milik. Io al voto l'operazione darei 8. Però in totale do 6,5. Un punto, mezzo punto in più, perché Milik sì, ci sta, però è sempre 8. Cioè, questo che non capisco. Io non capisco, è Juventus questo. Comunque, queste sono le mie opinioni su Paredes e Milik. Prossime ore altri video su calciomercato, che per fortuna è finito. Come ogni anno partiamo con i buoni propositi, seguirlo tutto il tempo, alla fine niente. Io vi lascio, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.